notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Soldati decapitati è la macabra testimonianza riportata da due video diffusi in questi giorni sui social. Nel primo filmato, diffuso su un canale filorusso l'8 aprile, che sarebbe stato girato a Bakhmut dai mercenari della Wagner, si vedono i corpi di due soldati ucraini decapitati e con le mani tagliate, che giacciono accanto ad un veicolo militare distrutto. Una voce fuori campo, apparentemente distorta per non permetterne l'identificazione, spiega che il mezzo è saltato su una mina, uccidendo i due soldati, cui poi sarebbero state tagliate le teste. Il secondo agghiacciante video, girato presumibilmente l'estate scorsa, mostra un combattente russo che decapita un soldato ucraino. Immediata la reazione di Kiev per bocca del presidente Volodymyr Zelensky. Це відео Росія, яку вона є. C'è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare, con quanta facilità queste bestie uccidono. Questo video, l'esecuzione di un prigioniero ucraino, mostra la Russia così com'è. Questo non è un incidente, non è un episodio isolato, era così già prima. È stato così a Bucha migliaia di volte. Tutti devono reagire, il tempo passerà, ma non ci dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini, ci sarà responsabilità legale per tutto. Sconfiggere il terrore è necessario. Mentre la missione delle Nazioni Unite per i diritti umani in Ucraina si dice inorridita dal filmato, l'Unione Europea afferma che, se le immagini sono vere, si dimostrerà ancora una volta che la Russia non si cura del diritto internazionale, violando la Convenzione di Ginevra sui prigionieri. Da Mosca è intervenuto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Ovviamente questi sono video terribili e prima ne va verificata l'autenticità. Occorre verificare se è successo davvero o no. E se è successo, allora dove e chi lo ha commesso? Teatro di duri scontri, Bakhmut è da settimane l'epicentro dell'offensiva russa nel Donbass. Sul campo, la lenta ma costante avanzata russa ha portato le truppe di Mosca a controllare buona parte della città, ma con la zona occidentale che resta nelle mani degli ucraini. Secondo il capo filorusso dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Denis Pushlin, tutti gli edifici amministrativi sono già sotto il controllo delle unità russe. La penisola di Crimea, conquistata dai russi nel 2014, per motivi di sicurezza le autorità russe hanno deciso di non tenere le manifestazioni del 1 maggio, annullate dunque le marce del reggimento immortale e la parata militare per il giorno della vittoria. Per ora è tutto, aggiornamenti ultim'ora sul sito adnkronos.com.